sentiremo un po' come stia accadendo. Intanto le ragazze continuano e con il pettorale numero 6, Ieie Curtoni, Coppa del Mondo. Quest'anno Ingrid ha concluso al 9° posto assoluto, facendo punti in discesa, in gigante, in super gigante. Allora, siamo riusciti a recuperare un po' la situazione, vi chiediamo scusa di questo contrattempo. Al comando della classifica, mentre conclude in questo momento Francesca Federica Brignone, guida con 46 centesimi di vantaggio nei confronti di Irene Curtoni. Terza l'austriaca Michaela Nösi, con infortunio al ginocchio, avrebbe sicuramente potuto fare benissimo anche nell'ottica della qui quasi, no, un po' troppo distante. Scorre il tempo impietoso per Annie Bleininger, che chiude in 1:12.82, 9° posto sulla scena internazionale da tantissimi anni, e 68, con belle medaglie iridate. Vediamo, è vicinissima, 1:09.42, secondo posto per Denise Carter. Il suo tempo totale è 3:34. Se Jinhong Fu from China. Total time 3:34.08. Eleonora Ruffini a 76. La conclusione di Francesca Setti. Ultime porte per Emily, che conclude al comando con il miglior tempo totale. Diamo la conclusione di Anya Bleininger e il miglior tempo naturalmente 2:25.99, miglior tempo di Manu, 2:13.14. In pista dunque Verena Pöllbacher è in gara con il pettorale numero 3, da superare il tempo della tedesca Anya Bleininger. La conclusione di Verena permette all'atleta austriaca di inserirsi in gigante, al comando una ventina di punti soltanto. Però insomma, Ingrid è un atleta che peraltro ha la sua unica vittoria in Coppa del Mondo, l'ha ottenuta proprio in Italia, a Santa Caterina Valfurva, 5 anni fa. Vediamo questa simpatica e brava atleta concludere con il miglior termine della prima manche. La conclusione di Michaela permette all'atleta austriaca molto risicati. Vediamo la prova di Martina Geisler. Al comando l'Austria, davanti alla Francia, ancora l'Austria al terzo posto. Il risultato di Martina, vediamo se Anna riuscirà a fare bene anche in questa seconda manche. Ci riesce, brava Anna Marconi, va al comando. Dare grandi soddisfazioni agli appassionati. Vediamo Irene Curtoni che va al comando con 31 centesimi di vantaggio nei confronti degli agonisti. Abbiamo visto cosa sia stata in grado di fare Denise quando stava bene. Quest'anno purtroppo questa pulizia al menisco l'ha tenuta lontana un po' troppo tempo dalle competizioni. Aveva cominciato molto bene con le podio nel gigante di Sölden. Dai, conclude Denise Carbon come al comando con 2 centesimi di un grande carattere, una splendida maturità, soprattutto le idee molto chiare. Federica Brignone potrebbe regalare a se stessa oggi un risultato importante. In ogni caso, i primi 2 posti del podio sono per l'Italia. Questa è un'immagine che non avrei voluto vedere. Federica che arriva rialzata. Dalla mia postazione purtroppo vi chiedo scusa, non si vede assolutamente nulla, soltanto le ultime 2 porte, ma ho visto Fede rialzata, dunque nulla da fare per Federica. La vittoria dunque arride all'Italia per merito di Denise Carbon davanti a Irene Curtoni. Voilà le risultat du Stralongea, c'est la victoire de la première place pour mademoiselle Denise Carbon, la deuxième place pour Irene Curtoni, à la troisième, Fanny Schmelat de l'Allemagne. Final results, gold medal and victory for Miss Denise Carbon, Italy. Silver medal and
second plate.